Vi ringrazio soprattutto per avermi fatto ascoltare queste due affascinanti storie di vita, permettetemi se le chiamo così, che ci consentono di capire appieno il senso che secondo me dobbiamo dare al titolo. Profit and People, Changing Managerial Perspective. E c'è bisogno di cambiare le nostre prospettive manageriali, questo è l'elemento di fondo. C'è bisogno di cambiarlo attraverso un'assiologia valoriale che sia finalmente diversa. Innanzitutto ci stimola questo, ma questo vorrei tornare poi alla fine, pensiero cattolico, che devo dire nel nostro paese non è che brilli per manifestazioni eccelse dal punto di vista intellettuale, ma per nostra fortuna abbiamo l'insegnamento dei papi. Questo vorrei tornare alla fine. Ma perché è molto importante prendere sul serio queste due storie di vita per capire qual è il cambiamento della managerial perspective? In primo luogo perché abbiamo sentito che cos'è un'impresa familiare. Io che sono un uomo di grandi imprese, sono entrato a 19 anni a lavorare in Olivetti, poi ho sempre lavorato tra l'università e l'impresa, sono stato tanti anni in Eni, come consigliere, purtroppo sono anche stato consigliere di grandi banche, e lì ho perso quasi interamente la fiducia nell'essere umano. Ho visto che cosa non può fare un indipendente diretto, al massimo può avere un potere di veto, e quanto sia perverso l'owner capitalism, il capitalismo fondato sulle stock option, che poi è stata la principale causa della distruzione degli innocenti, perché non c'è più corporate governance che tenga, il conflitto di interessi è endemico. Ho detto questo perché noi abbiamo assistito a quella, un mio recente libro che si chiama Elogio della piccola impresa, molti sono stupiti, dice come, te che sei stende, però ricordando quel lavoro di antropologia, di etnografia, io sono convinto che le piccole imprese non si spiegano con l'economia ma con l'antropologia culturale. Sono modellate sulla persona e sulla famiglia, sulla società naturale. Sono un prolungamento della società naturale. L'hanno scoperto dei grandi economisti un tempo che oggi non si leggono più. Sapete, l'università oggi è decadente, perché economisti, a parte che non sanno più chi è Marcel Proust, se chiedete a un economista chi è Proust pensa che sia un cioccolatino, cioè un appendice della Ferrero Rocher, e anche chi ha fatto le cosiddette business school. Naturalmente, perché la forza dell'impresa manageriale, dell'impresa familiare, ce l'ha dimostrato bene la tua, ma perché è fatta sulla condivisione dell'esperienza. L'esperienza è una virtù transitiva, vale soltanto se si trasmette il riconoscimento dell'altro. E, vuol dire, noi abbiamo dei grandi pensatori cattolici, quasi tutti francesi naturalmente, Paul Ricoeur ad esempio, ha scritto delle cose sull'altro, il riconoscimento dell'altro, che sembra di sentire quando io sentivo appunto la dottoressa Zampron che ci raccontava cosa fa lei. Badate bene, non nell'approccio managerialistico della behavior, del comportamentismo managerialistico. E chiaramente che questo è la manipolazione, no? Manipolazione, per esempio, tutte le tecniche della motivazione, ma se tu cerchi la motivazione hai già fallito nel lavoro. Ha fallito, se tu ti poni il problema di motivare, direi che già sei perdente. Poi soprattutto, questo è l'altro elemento di fondo, nell'impresa familiare è difficile governare un'impresa familiare sul potere, voi sapete tutti naturalmente, che siete coltissimi, la divisione weberiana tra potere ed autorità. Il potere è costringere A a fare ciò che vuole B, anche se A non vuole farlo. Stato della forza o della minaccia della forza. E invece l'autorità, che adesso non c'è più, dopo il 68, questo terribile e spaventoso evento che ha colpito l'Italia, per cui il nostro livello di civilizzazione è regredito, adesso non possiamo più parlare di autorità, un tempo si diceva autorità in senso positivo, noi adesso bisogna dire autorevolezza, no? Perché autorità in senso negativo, no? E invece A fa ciò che dice B perché crede B. E l'ha espresso bene è stato Manzoni, no? Quando parla dell'arrivo del Cardinal Borromeo, l'autorità sua si imponeva per il solo soccorso, fatto di carisma e di fiducia.
Naturalmente, che cos'è che fonda l'impresa familiare? È il dono, le don e le contre don, la reciprocità del donare. La signora Zambò non può fare quello che vuole nell'azienda. Imis, come ha detto lei, perché adesso ha un determinismo tecnologico che vale anche per le grandi imprese, la fabbricazione. Io ho fatto un'esperienza straordinaria quest'anno con Avio, perché io e il mio amico Caio ci eravamo illusi di fare l'IPO, cioè di quotare Avio. Poi naturalmente abbiamo dovuto vendere la General Electric per far piacere a Mediobanca. Oggi l'industria non è più libera, ma dipende dalle banche che non sanno assolutamente cosa. Però abbiamo fatto un'esperienza fondamentale perché abbiamo fatto 180 interviste ai lavoratori. E abbiamo visto questa cosa che esistono due razionalità nelle imprese, la razionalità bottom-up, ma di chi sta in basso, però, è diversa dal managerial razionality. E il segreto delle imprese di successo è trovare la funzione di utilità convergente tra queste due razionalità. Se no non si crea la fiducia. Manipolazione. Dice, sai, sono d'accordo con me. È chiaro, se non sono d'accordo, li licenzi o non li promuovi. Bisogna stare attenti. Io purtroppo ho la pesante responsabilità dell'82 di aver scritto con un mio amico Gustavo De Santis e Gunther Teubner, che è diventato poi un luminare della scienza giuridica tedesca applicata alla corporate law, questo libro. La responsabilità dell'alta direzione, dove c'era già tutto quello che abbiamo detto e tutti i rischi della corporate social responsibility, che diventasse che cosa? Una retorica, un'inferma retorica. Naturalmente quello che ha raccontato Salvatori con questo suo stile apparentemente semplice, ma ricco di saggezza esperienziale, che vale più un approccio sapienziale che un approccio. E che cos'è? Che lui ha creato il bottom-up rispetto al fatto che il maestro non è colui che sa, ma è colui che è. Ci andava anche lui a quella roba lì. Dai agli altri, la faccia ce la metteva lui. Allora, cosa bisognerebbe? Bisognerebbe riprodurre il clima, l'atmosfera delle family company nella grande impresa. In questo abbiamo, finora abbiamo fallito, ragazzi. Inutile stare qui a dire delle storie, abbiamo fallito. Perché? Ma non tanto per il conflitto di classe, questo non c'è più, forse non è un bene che non ci sia più. Perché con la morte del movimento operaio è anche morto un sistema di valori che non ha sostituito da nulla. Questo l'aveva capito Giovanni Paolo II, che aveva lottato tutta la vita contro il comunismo, poi ha detto, beh, qualcosa dovrà sostituire l'utopia, no? Perché se no arriva l'anomia, arriva la disperazione. L'anomia e la disperazione. Ecco, no, il problema è un altro, è che è decaduta la capacità manageriale. Perché noi abbiamo troppo istituzionale le managerial capabilities. E abbiamo dimenticato che quello che fa il talento non è la capabilities, è l'incrocio tra la capacità che ce l'hai o non ce l'hai. Perché leader è uno, tu lo vedi da bambino, come un bambino gioca a calcio, capisci subito qual è il leader. Tutte queste scuole di leader mi fanno ridere. Servono naturalmente perché molti devono vivere, soprattutto in un periodo di crisi, no? Di crisi, manager, poveracci che sono, e quindi insegnano a fare il leader. Ma leader è una capacità. Altre cose sono le capabilities, quelle le impari. Ma che cos'è che fa il talento? È che la capacità e la competenza è unita dalla passione. Il talento lo costruisci con la passione. E naturalmente loro capiscono molto bene che infondere passione nella grande impresa è difficilissimo. Ma perché? Ma perché c'è la gabbia d'acciaio weberiana, no? C'è la burocrazia, c'è la contabilità. In un paese che poi non è riuscito a fare good governance, perché in Italia la governance non esiste, chiunque è stato in un consiglio come me sa che io sono stato presidente di due audit committee, erano sempre messi in un piede. Soprattutto quando gli fai l'affronto di non prendere i soldi da coloro che dovresti essere controllati. Loro vogliono pagarti, perché così ti comprano.
quando gli dici no, pagate tutto il consiglio, aumentate tutto il consiglio, non me, i manager. Ecco perché noi abbiamo creato dei cloni mostruosi in questi anni. Bisogna, il cambiamento della managerial perspective è chiudere gran parte del business school. E fare come sono andato io in Olivetti, quando mi sono laureato, sono andato dal mio maestro Franco Mignani, ho detto professore, mi sono laureato, cosa faccio? Allora si parlava solo piemontese. Vado a Scarmagno. Come Scarmagno? 6 mesi, 6 mesi vai in stabilimento, 6 mesi di stabilimento. Due cose, quando ho collaborato allo startup di Team, prima che arrivasse Trangucci e Di Vola, cioè Tronchetti Provera era da adesso al suolo, abbiamo fatto Cile, Brasile, Bolivia in 6 mesi, siamo diventati leader, io mi sono messo in congedo con il Cita 3 e ho visto cos'è l'adrenalina del progetto anche nell'anno in cui lavoravamo sulle scatole di cartone che sostituivano tavoli. Per lui in 6 mesi abbiamo fatto la linea. Perché? Ma perché c'erano questi valori condivisi? Ma che venivano dal basso, età media, 30 anni. Avevamo messo una cosa, io ho consigliato, dopo i 38 non si diventa dirigente. Certo, oggi non si fa più, no? Oggi in Telecom, giustamente, anche perché poi hanno chiuso team e hanno messo un'azienda sana in un'azienda malata come Telecom. Cosa voglio dire? Voglio dire che la sfida è aperta, anche perché dovreste ricordarvi, in Italia abbiamo 7 milioni di disoccupati, 250 nell'Ocse, 250 unemployment, e di cui pare che il 40% è disoccupazione strutturale, quindi vuol dire che non si torna più al lavoro. E leggete tutti, l'indice di povertà in Italia è sceso. Allora, a me, e qui devo dire, mi piacerebbe che dal pensiero cattolico venissero delle proposte. Perché al posto di retribuire i manager sulla base dello stock option value non li retribuiamo, sulla base dei posti di lavoro che creano? È cassa. Perché? Siamo cattolici o siamo massoni? Non so, diciamo, preghiamo la religione, no? Io sono massone, appartengo a una loggia, credo o se sono protestante anche, penso che se ho successo sono. No, io invece mi ricordo quando insegnavo all'Eric Remark Institute, andavo a messa al mattino a Washington Square, entravo al mattino in quella chiesa, sentivo odore di urina, di sporco, perché i poveri si erano messi dentro. Passavo davanti alla chiesa luterana, il pastore aveva messo i fili elettrici, per cui i barboni non potevano neanche mettersi sui, perché pigliavano una leggera scossa. E allora tu capisci la differenza tra protestantesimo e cattolicesimo. Io la cosa che mi colpisce è come la Caritas in verità ti è passata come acqua normale. Non frega niente a nessuno. Quando lì si dice che guardate che l'impresa capitalistica non è l'unica, eh? Dice c'è il no profit, c'è l'impresa cooperativa. Non parliamo di poi quello che sta dicendo questo Papa, io lo conosco perché ho insegnato in Argentina tutta una vita. Lui appartiene alla teologia del popolo, che è una cosa diversa dalla teologia della religione. Leggete i testi, ma trovate tutto quello che lui vi sta dicendo adesso, e che si fa bene, tutti ci guardiamo bene dallo osservare. Il mercato non alloca razionalmente le risorse. Io che sono un vecchio keynesiano, lo so da sempre. Altrimenti se mandassi mio figlio a Bocconi, gli insegnano delle stronzate, ma però gli insegnano che invece il mercato alloca razionalmente le risorse. Quando proprio abbiamo la prova ormai con 250 milioni di disoccupati che non alloca proprio niente razionalmente. Però non vuol mica dire che uno non possa crederci. Di benissimo, di credere. Lasciateci nel mondo cattolico la possibilità di credere anche a questo. Molto tempo Nova ha dettato legge. È una roba piena di banalità.